nuova regola del clan è che quando uno parla si deve far capire. Ho capito, mi sono fatto capire, devastato. Cioè, capito? Che cos'è che non hai capito? Vabbè, ma comunque ho risolto. Non mi serve più, cioè sei inutile al solito. Sono una persona Nel senso. inutile. Dogma, una nuova regola del clan è quando vengo insultato, siccome non mi ha più, ho finito gli insulti, tu insulti o fai, prendi provvedimenti verso chi mi ha insultato. Vabbè, allora, quando verrà insultato più potentemente di un'altra volta, tu mi dai i poteri e io banno le Non è No, devi un essere efficiente, se banni non producono, devi far produrre all'individuo, cioè Ah, insultandolo e vabbè. schiavizzandolo. Sotto minacce, va bene, Ale, terzo piso in casa. Ok. Ah, allora non abbiamo capito. E allora non ci siamo capiti, eh? Allora, intanto, la numero uno era essere chiari. E Chiari. io non ho capito proprio niente. Noi ci siamo messi coi nani, regà. Ma in realtà questi vive tutta qua la popolazione del server. Cioè, pare tipo che sono decivilizzati. Cioè, non sanno manco che cos'è la paglia questi. Tutti senza tetto. Guardate le foto che vi sto mandando. No, no, no. Gente che sta tamando. Tutti che corrono felici, nudi. Per... Se pensano che stanno a giocare a PvE. Non hanno capito. E gente sulle renne. Oh, cazzo. Buoni, buoni. Non hanno capito niente. Allora, Ma che cazzo guarda. c'è fa? Questa. Ah, oh, non c'è andare, non c'è andare! La capitale Ah, dell'Unione! l'ultima, porca troia, è vero. Qua si scatta lo screenshot per il mio prossimo video. Sì, vabbè. Allora, come minimo, devi, come minimo nel tuo prossimo video devi intitolare Dogma, il retorno. Guarda che Salvatore stai. del popolo. Oh, stai Ma zitto. perché non devo andare qua dentro? La capitale degli umani, penso. Ma che umani che sanno, ma ci hanno manche le scale qua. Vabbè, no, questa è scorcederte qua, oh. Questi hanno. Sono scorcederte, guardate. Allora, immaginatevi, ragazzi, adesso chi ci ha giocato. Scorcedert senza. Senza Senza forca, sabbia, senza ma sabbia. senza sabbia con. Sì, è vero. Regà, guardate che posto, però, cioè. Guardate qua sotto. Capitano. Vabbè, mentre tu fai le foto panoramiche, io porto il farm a Oh, casa. fanno panoramiche, io sto a scegliere il punto a base, Vero, devi carrozza di lasciarci merda. a Affan. distanza. Oh, ma senti, ma sulla neve, regà? Fa freddo, proprio. Freddo, No, proprio. basta ghiacciai, basta! Beh, sicuramente questo Savius, ma l'apro stai qua. tranquillo, ma sei pazzo! Dammi una mano a farne una, A almeno, parte i sennò scherzi, Savius, veramente. mi dici come si alza stabilità? Sto Dai, zitto, non mi interessa! all'1%, ma stiamo Non mi scherzando! interessa! Sto Senti. cazzo di cosa ha bisogno di carne? Qua non ce la fa a farne due, manco uno non ce la fa la Mamma carne. mia, mi la fanno un due a Tamancor pure, io non ho tana di sé da solo, ma di che Da stiamo a solo, parlare? Sì, poi sono morti. Se sono morti, allora Cioè, ne abbiamo di tamato uno e l'ha ammazzato. Fa morire tutti i petti come abbiamo fatto. Uno scarso di merda. Ma tu Prendo, sei fa produrre carne, consapevole? lascia Sei perdere. consapevole Non che hanno sto loro ragione. postando un video dove hai fatto uccidere tre porchi, vero? Ah, stai zitto, testa di Brutta cane. carrozzella maledetta. Tua. Cioè, quello Fabio mi sta sembrando. Boh. Non lo so. Cioè, la cosa che mi fa più incazzare è che ci sono persone come Dogma che non sta facendo un cazzo. Ma io Dogma mo lo stripo, basta, avanti. Vabbè, stai buono, Isuka. Perdi top player. Dogo, dimmi che stai facendo. Ma che Mi sono giro sul sbloccato un gatto? po' di cose, sto Mi sono livellando toccato ancora. un po' di E porco, ho. cazzo, Ho vai. farmato il sulfur. C'è il sulfur qua. Giuro. Bruciagura, sa. Porco del bruciagura, ma lo so, fa io che sto a livello 1% a porta di mortacci tua. E non mi ha detto manco come si cazzo craftano le boccette, come si livella sta cosa. Non mi dica i Magic Shader che vengono a piaccarci nelle palle. Perché ti dico soltanto che c'è. L'ho fatto l'altare, testa di cazzo, ma non mi si livella un cazzo. Io, che cazzo hai fatto? L'ho fatto. Mamma mia, deficiente. Io per arrivare alla boccetta non ci arrivo. Brutta carrozza di merda. Oh my god, buono, questa è una base. Oh cazzo! Come è? Ma stai vicino a Loro? me? Non lo so, però sto cercando. Speriamo che, non, che me Non c'è l'indirizzi. stanno torretta. Non È un ci sta. spawning pool quello, è detaccio sta struttura. Detacce, è tutto legno qua. Ah, non ci sono torrette, raga. Come sono cinesi, House drago? of Dragons si chiamano. Tipo questi adesso noi potremmo raidare semplicemente.
con molta facilità. C'hanno i tigri, poi hanno. Lupi, tigri. Oh, ah, Zavis, fatte due risate se stanno in euro. Oddio, lo sto facendo. Aiutami, Zavis, vieni qua, ammazziamo. Non ti dare quello. Ma che stai facendo? Questi si stanno a far bagnetto. No, non l'ammazzare, aspetta, senza scritte, mo gli porto al largo. Aspetta, aspetta. Oh, ma diamoli, ti prego, diamoli. Che cazzo sto? Oh! Porco Dio. Occhia, stamina che stai in acqua. Lo so, mi sta rovinando stamina. C'ho l'avvoltoio sta. Ah, regà, apparecchia del culo qua. Serai da. Andiamo a Piacenza con Dogma, i grabbamo. Sì. Vedi a che servivano questi due avvoltoi, so? Siamo pronti, sì. Dovevamo andare a trovare i cinesi, ma famo il pit stop. Per questi domani famo svegliare dentro la palude, lo so. Ah, quella è quella. Tarza, comincia a fare tour. C'è sta un alce qua. Dai, in destra un bocca a buttare sotto. Aspetta un po', vediamo se sono stati intelligenti. Dai, è sta alce. Dai, che è impassivo. Sì, questo è impassivo. Allora, abbiamo un po'. Oh, porco due. Vedete il danno, che oh, levati. Oh, stavo a scherzare. Fatta a far bagnetto. Oh. Dragon. La casa dei Damson. Vai, sta porta, vai, piccolo. Ma che è? Ma quanto ci vuole? Ma per questo toccava la mano di Grasavius. Sì. 30. No, vabbè, fa un po', fa un po'. Vedi che villaggetto, stiamo invadendo, questa è la terra degli umani. C'è. Il regno umano. Quello è il loro castello. Mo se c'era uno col mili col martello, sai che faceva qua la porta, entrava tipo SWAT. Entrava tipo la SWAT, porco due. Cazzo c'è a farlo, cioè. C'è io ho fondato. Aspetta, mi date a bere, mi passi a braccio. Guarda che larva, guarda! Ma zitto, fammi vedere, oh! Mi spiego. La bike verde! Dove cazzo sta? Come la bike verde, stai scherzando? La bike verde è maso, fottuto! Mortacci loro! Ciao scuro, sono schifoso, guarda! Oh, i bauli personali, che c'avete qua, zibardè? Ah, vedi, oh! Io mi ero venuto! C'ha un elmo viola, questo! E dammelo, porco due, che sta aspettando? Questi fanno i troppi, mica come te, te gratti di coglioni! Oh, non vedi tutta l'armatura, oh! Il problema è che mi servirebbe... No, che palle, non entra la porta, datte da fa, da ripia da beva. Chi è? Mo so proprio un cazzo di... Mo so proprio un cazzo di mago... Porco due, che bello, raga, viola, oh! Porco da te, intanto te faccio subito capire chi si sveglia a mezza la palude. Andiamo a fare subito un giretto, ragazzi. Gira, gira il plumidors. Ma guarda come gli sta a fare la porta. Sì, guardalo, Zavis, guardalo. Sì. Hai levato tutto. Ma che c'ha? Oh, guarda, coltello. Da sito. È roba. Ok. Ciao, chicca. Svegli in mezzo alle pecore. Ma essere tornati ai vecchi tempi d'arco. Domani si sveglia a mezzo alle pecore. Ti fammi vedere sta cosa perché subito sai che sto da pecore. Ti sei piato già la parecchia viola che ti ammazzo, porco. Via, te la va, via te la vai a cosa anche tre, dai. Guarda ste larve di merda. Guarda, guarda questi come stanno organizzando. Questi giocano arche, si vede. Ma io voglio far rompere tutto. Oh, non vedi la gente, oh. Ma quanti sono questi vici, Dors? Tutti sono.
Dove? Porco due grande! Che segone! Droppagli tutto. Sì, via, le vede, musata, mamo. Oh, qua sotto c'è una porta, vieni a romperla, porco due. Oh, male, se fa male. Ma perché vado così lento col martello? Porco due, quanto leva. Anche io ti dico che mi fido poco adesso. Oh, ma scusa, entra da sotto, ma sicuramente da sotto si può andare sopra, su. Ma che mappiamo? Wall of Ice, Jackcraft, siete sta grabba. Wall of Ice, Jackcraft, lo devo dare divertire. E arriva Mago Cimitero. Ma andai, se sta roba. Sì. Bello! Bello. 49, leva. Yeah. Ah, vuota. Un'altra porta. E questa è quella che porta su. Sta bene? Sì. Porco due, che bei posti. Questo è il posto degli umani. Oh. Sì. Le notte, sì. Ho tutti i cavalli. Gli ammazziamo. Forse al 132. Qua se troviamo gente la dobbiamo massacrare, sai, visto che questa è la zona nemica, no? Oh, li grabbiamo, li lanciamo. Va a 20 metri. Sì, al mercato. A me sembra White Run a sto posto. Sì. Sì, zona nemica, ragazzi. Andiamo, se andiamo, se andiamo. Aspetta, spacchiamo un parietto. Ah, andiamo a trovare questi cinesi di merda. Comunque, verso dove cazzo stai? Sono alla bolla. Ah, grazie al cazzo, alla bolla, dove sta? Oh, l'ho detto, devi seguire la costa dopo quel cazzo del castello e mi trovi, porco, tu sto sulla costa. Sto a vedere se riesco a fargli morire, petta, anda su e spy, manda su e spy per questo. Hanno bloccato, ma hanno visto, stanno a sci fuori. Si stanno a cagare. Hi! we are just passing by, we are friendly. We are fine. Just wanted to ask, how does the bubble work? Allora ragazzi, che succede? Cefa se n'è uscito che nel 2018, perché ormai siamo nel 2018, lui paga 18 euro al mese per ascoltare la... Dai zitto, Marco, tu non te devi permettere! Lui paga 18 euro al mese per indovinate perché fare? Guarda, io farei un video solo con scritto: ragazzi, indovinate cosa fa Cefa con 18 euro al mese. Ve lo scrivete qui, il prossimo video ve lo dico. Porco due, sono quasi, quasi faccio così, porco due. Voglio vedere se qualcuno indovina. Per me scrivite con un profilo falso e dici: io con 18 euro al mese ascolto la musica, i virus. Non sono 18, anticappato di merda. Mamma, io non c'ho parole. Cioè, lui non sa che si può sentire. Ha capito? Lui scarica la musica. Vai, 18 su SoundCloud, vai. Vai su SoundCloud. Vai. Vai lì, ragazzi. È dove ci sono i poveri che ascoltano la musica senza soldi. Tac. Tac. Porco due, io non ho parole. Questa è gente che è dei Necropolis Clan. Questo è il problema. E non ne esci da questa situazione. Perché questo è un membro dal 2007-2008. E sta ancora così. Se sta ancora così, è grave la cosa, capito? Sai da quanti anni è che ho Spotify? Mamma mia. Ma vai, fammi pure sentire quanti soldi hai regalato. Dai. Sono 4 anni che ho Spotify. Ok, al mese, fate il conto. Non ho mai pentito. 9 euro. Oh, 9,99 euro. Ok, in 4 anni quanto gli hai dato? Sono 400 euro. Senti, io a me mi rotto il cazzo, te giuro. Io te butto fuori. Stavolta hai superato il limite. Deni, Cefa ha speso 400 euro per ascoltare. Sì, hai capito, Deni? Questo è quello che ha detto. Che se te incontrava, te rubava. Sono un idiota, coglione come te. Perché lui sostiene, capito? Non c'hai soldi manco per comprarsi il caffè la mattina. Lui va a sostenere la musica, sostiene, capito?
Porco dio che danno. Se la mattina mi chiama Cimite, oggi non so se gliela faccio a fare colazione, dammi conforto. Lui capito, sostiene. E il marocchino quando vede che... Ah, sta al semaforo, ci stanno i marocchini. Quando si fa, si ferma la macchina, gli abbassa il finestrino, il marocchino gli dà 50 centesimi, eccetera. Solo che lo guarda in faccia. Ti ho detto tutto. Capito che è la supremazia, forse. Mamma mia, io non c'ho parole. Gli dice... Capito, il marocchino gli dà la pacca sulla spalla. Vai, fratello, non ti preoccupare, vai a mangiare. Tu non, perché non capisci un cazzo nella tua stupida inutile vita. Porco due, cioè, ma tu sei veramente una... Una cazzo di carrozza. Se tu di musica ne capissi qualcosa, mamma direi, mamma mia, che deficiente. Una cosa allucinante. Guarda, dite deficienti non contrati, perché non contrati, deficienti in agip. Ma deficienti come te, Cefa, porco due, ci vuole il patentino proprio. Mother father. Per favore, cioè, facciate sei ridicolizzato. Quando tu basta, cioè, qualcosa di musica, ma ti sei ridicolizzato troppo. Cioè, non c'è stata a continuare a parlare. Poi ne riparleremo, Cimitero. Visto che tu di musica, purtroppo. Porco, ma anche i cantanti spendono 400 euro per sentire la musica, capisci? Sì, ma in 4 anni, down. Ma che vuol dire? Ma tu veramente sei una carrozza. È quello il sistema che tu non capisci. Che ti hanno sfilato 400 euro per sentire la musica. Tu invece non capisci un cazzo. Se tu ai tempi d'oggi vuoi ascoltare la musica, a parte che la scarichi in ai tempi d'oggi ti vuoi ascoltare la musica. Ma poi se tu usi SoundCloud, mongoloide, se tu usi SoundCloud internet, porco dio, allora due ore di internet. Io non invece pago, lì non paga, internet, capito? Lui non paga la connessione internet. No, perché la scarico, allora la scarico. Sono avanzato e pago 400 euro per ascoltare la mia musichetta. Ne porco due, vero? Gente avanzata, poi gli faccio, cioè, fa fatto il computer. Oh, ascolta, come aperta in culao. Cioè, fa fatti il computer. Beh, ma io non ho i soldi, mo vediamo. sono un povero. Mi devo fare la 1020, ne? Tac. Cioè, ma dai, qualcosa, spendi i due soldi. Dai, Cimitero, non li ho. Poi 400 euro di musica. Vai. 400 euro di musica, non si scarica e si vive bene. Tac. Hai capito con chi ciò che fai io tutti i giorni, banana? Oh, banana, ma tu non lo devi sentire, Cimitero. Purtroppo è fatto così, è mongoloide. Cioè, ma ste Magic Shard dove cazzo stanno, banana? Ma era come essendo smicchio, forse non hai capito. Quella hanno fatto solo per 10-15 persone al mondo, no? Che vanno a googlare, trovano ste stronzate. E niente, poi ce gli danno i soldi e quelli si sono fatti uno stipendio al mese con 100 persone. Quello se sta a grattare palla a gioca a PUBG più a 2000 euro al mese perché ha creato sto Spotify. E tu invece no, capito? Spotify. Come cazzo te permetti, Gero? Sei un ignorante che sei un ignorante di merda. Come cazzo te permetti, mi domando io. Quella è la cosa che mi chiedo io. Io spero che un giorno mettino tutta la musica vietata tranne che Spotify e mi devi... Sì, ciao. Gira più su YouTube gratis che su Spotify, cazzo. Io ho capito, ma... C'era per quelli che pagavano, fuori, brutto coglione del cazzo. Ti ascolti la musica su YouTube, Dio cane, due giorni è finita la connessione ai dati, sì, mongoloide. Sei fuori, perché noi sei giriamo, fuori, e se non c'è Spotify, te vecchio. Vecchio, se non c'è Spotify, te non si vive. Tac. Se non c'è Spotify... Dio cane, non so neanche come si chiama. Se sei fuori... Sei fuori, perché io quando sono fuori come un demenz mi sento la musica e tac. Quando mi parlano gli amici gli faccio no, sono su Spotify. sono fuori con gli amici, Debba, no? Sono dietro a fare Magic Shard. No, di dove sei? Di Milano. Di Milano? Di Milano, cioè, quindi io se ti addestro potresti andare a prendere Cefa e dargli tanti dei quei calci in culo che gli fai cagare sangue. Dai, vieni. Perché cioè, io sai che stavo in galera se abitavo vicino a Cefa, vero? Oddio, che capra di merda che sei. Ma io veramente, guarda, io ignoranti e capre non conosciuti, veramente. Ma tu Cefa, sai cosa sei? Ma almeno sei a tuo padre gli hai detto che tu hai speso 400 euro di musica? Io posso, me lo passi tuo padre? Tu che sono sicuro che ti ammazza di botte, porco Dio. Tu sei un fagottino. Io sono sicuro che tuo padre ti fa cagare sangue, Cefa.
Cioè, ti dice, hai speso 600 euro per un PC e piangevi. E, non, e hai speso 400 euro di musica. Il computer l'ho pagato 7,50 innanzitutto. Sì, vabbè, ma vale 300, ti hanno culato. E niente. E tac. Se io sto nel mood giusto, tu stai proprio inguaiato. Ma tu hai capito? Ascoltami un attimo. Ma perché non hai flow? È questo il sistema. Dai, vieni a fare una partita a pub. Ma c'è, ma io sto a fare sto sistema per fare la guerra. Porco duro. Shalagabula, chi te senti cura, bibidi bobidi du. Shalagabula, chi te senti cura, bibidi bobidi. Asavi, stiamo mancazzo, ma è per ca... A parte che ci abbiamo killato uno dei dragons, non so come e non so quando, mi rinculo camminando. Secondo, è morto... Non c'è sta nel tribe log il corvo che c'avevo io, è sparito. L'hai usato, Savius? Ma cazzo, sei mai stato fino alle 6 di mattina, brutta larva di merda. Ecco, vedi la città degli elfi? Sì. Ecco, proprio sopra la città c'è di tutto. Mithril, okay. Lightstone, tutto. Buono. Un croce di dita. Croce di cazzo di dita, sì. Comunque Avatar, oh. Sì, veramente. Hanno copiato la tigre, ste rocce. E quello che vola, tipo il Quezza. C'è Raga, qua ci sono risorse di tutti i tipi, mi viene da piangere. Cioè, se ci riesce questa cosa, è finita. Eccola là, la vedi? Tutta a destra. Mm-hmm. E guarda la roba che ci abbiamo qua, oddio, raga. Oddio, la roba, raga. Occhio ad atterrà qua, eh. Non so se è questa, non mi ricordo mo. Pensate sì. Camo se butta giù roba e si costruisce, perfetto. Vediamo dove è meglio. Non lo so. Tallono. Parlaci un attimo. Oh, non mi fa nemmeno scendere dal volatile! Non so, no. Sono rossi. Ok, guarda che gli famo. Ma la do troppo. È aggrato un'altra, no? Moglie passa, il tuo è più odore. La cosa bella è che anche se è pesante corri comunque alla stessa velocità. No, un pelo più lento. È un pelo però, non ho scritto hai, venitimo qualcosa, li faccio volare. Se sono nemici sfondali, sono fazione nemica, punto. Grabbo, non li fa volare, Savius. Dai. Grabbo. Ok, ammazzalo, gli levamo tutto. Fatto in giro, coglione. Guarda. Oh. Ok, me te l'ho fatto svenire quell'altro. Oh, mi mancava sto coso, mo. Fermo, Savius. Ok, allora. Li ammazzati? Sì. Vediamo che c'hanno. No, vera, ma... Oh, i goblin! Palle, sti goblin di merda, oh. Oh, è morto. Niente. Oh, l'hai ammazzato. Che c'ha dentro? Guarda la roba che c'è adesso, cazzo, raga. Ammazza quell'altro. C'è sta luce. Appunto. Ok, no, bello, non muoci. Ma anche se no, aspetta, alleato, no, se è alleato parla, ci vede. No, sono nemici, sono rossi. Pialo. Ecco, ho grabbato. Oh, non posso pesare. Oh, c'è il fulmine, occhio, che sette piede sfonda. Sarà Gaion. Sì, ma levate, sette piede sfonda col fulmine. Non te posso attaccare, grabbate. Ma non ti muovi perché pesa, non so cosa cazzo ha addosso il demente. Oh, via, te la sparo a cazzo. T'ho detto. Dai, far giro per qua col volatile, via. Lo so come curarla qua. Ma ci sono i letti. Sei in base, qua? Ma non vale la pena fare che ce la rischiamo, andiamo. Oh, non morimo, zitto. Ho due. Può aprirla quella porta, eh?
Oh cazzo, quando muori. Ok, ora pick up. Ha spento la luce per non farsi vedere. Andiamo, se andiamo. Troppa luce. Sì, sì, stasera vede quello che succede. Stasera rivediamo quello. Sì, sì, solo quelli. Allora ragazzi, la situazione è questa. Siccome nel server già ci stavano a rompere i coglioni tutti, bella gente, ci hanno scambiato per cinesi perché ieri sera avevamo fatto qua cazzare quei raid e cose varie. Ci siamo dovuti cablare, abbiamo fatto 3-4 basette sparse, un meteorite e abbiamo trovato questa zona, l'abbiamo soprannominata Avatar, indovinate perché. E ci siamo fatti una mini basetta qua piena di torrette, ragazzi, ci siamo formati come dei bastardi. Cioè, questa roba qua che vedete, avercela adesso a suo... il terzo giorno del gioco, quarto giorno del gioco, è devastante. Queste sono le torrette del sto gioco. Funzionano un po' in un modo un po' particolare. Prima cosa, ci sono tipo 5 o 6 tipi diversi di proiettili da metterci dentro. Guardate belle, quelle che vedete spente sono accese, però c'è un bug adesso che devono fixare. E questi sono proiettili, mo l'abbiamo settate a fuoco e aria, che sarebbe elettricità, per farvi capire. Vanno tutte impostate con lo spell preset, hanno messe tutte in fila, guarda, vi faccio vedere, ve la disattivo così capite meglio. E non lo posso neanche più fare. Ok, l'ho potuto fare. Vediamo come va a levare. No, non mi va a levare. Ah sì, ma ha fatto bene. Ecco, per esempio, ho fatto proprio così, guardate, raga. Oh cazzo, aspetta, quello. Vedete, abbiamo messo noi nel generatore benzina di questo tipo e benzina di questo tipo, che sarebbero bottigliette di alchemiche. E le abbiamo mischiate, quindi con due generatori si può fare questo. Se no, con un generatore soltanto la boccetta di quel tipo. Se io metto la boccetta d'acqua, si va a fare la... praticamente possiamo mettere soltanto i proiettili d'acqua, praticamente. Poi andiamo a settare. Noi abbiamo messo tutte e due che sono più potenti. Però, raga, abbiamo farmato come schiavi plebei, abbiamo fatto quel... cioè, mentre ci grabbavano, cioè, proprio un casino. Siamo riusciti a fare questo e mo stiamo per partire a fare un raid a dei pezzi di merda. Poi vi spiego meglio. Questo è l'altare della bolla, dove ci dovete mettere le magic essence che si craftano dentro al tavoletto al tavolo magico d'alchemico. E si fa sta bolla che praticamente ti protegge e non ci possono distruggere queste strutture. Però possono entrare qua dentro e fanno. Però se ci scaricano le torrette ci rompono il culo uguale. Ci ammazzano tutti i petti. E ecco che cosa vi dicevo: ho fatto un generatore che è questo qua piccoletto con le air essence. Sarebbe aria, che sarebbe qui l'elettricità praticamente. E ci ho messo 55 tani che durano 55 ore, un'ora a tanica. Ed è qua quelle di fuoco. Semplice, raga. Riuscite a fare questo. E questo qua c'hanno il raggio d'azione come la bolla praticamente. Le torrette non c'hanno i fili, quindi se le mettete dentro la bolla sono perfette così. Ok. E adesso continuo a caricare queste torrette e ripartiamo, ragazzi. Un po' facile, però non sono intelligente delle magie. Vai, raga, venite qua, su. Vai, via. Oh, porco giù, finalmente. Oh. L'ho baccato. Perché con mazzi, flemmi. Abbiamo sfondato. Dai, non si muove più questo, raga. Continuate. Porco due, porco. Non si muove più, stamattina a 200, ti è. Vai, spammate, forza. Posto, cazzo. Nato? Mo dovrebbe andare, vaffanculo. Oh, sì! Ah, beh, impossibile. Mo deve cascare, c'è tipo 10 cose attaccati. Andiamo. E andiamo, cazzo, bravi, raga. 44, ok. Tenetelo qua, vado a fare la carne. E tamiamo questa sera, ia ia oh, un altro drago. Drago. A proposito di drago, ma dove va l'allarme? A proposito di drago, oggi stavo a giocare nel Discord. In realtà questo è un Weaver. Quanto c'ha dei Peter Griffons? 1300. Peter Griffin. Sì, sì, mo te lo spiego come funziona. Da che parte la base service? Sempre lì. È stato tamato la la viverna questa qua. Mica è una viverna di Ark. Dove cazzo vai? Io non lo so. Pare. Guarda quanto è impettita. Oh. No. Ragazzi, se la Mastercraft. Giusto per. Mastercraft? Sì.
e si sale e si flappa. Attenzione, pareva più veloce, non vale un cazzo la viverna. Adesso la ributtiamo dove l'abbiamo presa. Però è bella, è elegante, molto elegante. No, damiamone. Damiamo. Con questo Wyvern ne siete mai visti i Gremlins? No. Fanno il 2 al 2. Quelle ali. Vero. Hai ragione. Tutto il tamanto volatile. Oh, il grifone spiglia, raga. Guarda che bello. Cioè, ci vedo sul grifone. Scrocca nasella. Allora, iniziamo il ride così. Andiamo a fare a base loro, gli dimo. O ci date una sella del grifone. No, per favore. O ci date una sella del grifone adesso regalata. O sa venimo a piatta da soli. Questo è l'inizio. Ok, sono un re vera. Non capo, re. Sì. Ok. I drago, quelli che ci cercavano prima. E domani gli dicevo, ci cercavate. Capito come? Domani gli dimo, regà, ma vi siamo venuti a trovare, non c'era nessuno. La prossima volta fatevi trovare. No, è vero, non c'avete più una base, dovete cambiare sempre. Grande attaccato di mappa, non pensavo fosse così. E questo è un ventesimo poi. No, io faccio solo speed, non ho niente. Vedevi una porta. Io sa che c'è pure la stamina e il peso che mettevo. Guarda sulla fanti questo. Ho continuato finché non abbiamo buttato, però tutto speed vanilla, senza brini. Ok ragazzi, sono arrivati in Necropolis. Tu già mi avrei bravo a casa. No, che c'entra, no, fermo, raidamo. Savius, buca tutto. Qua. Che cazzo fa? Almeno non gli dai la prova che sei stato te. No, gliela... Vabbè, gliela posso... Puoi anche ucciderli tutti adesso. Gioco, comincia a ammazzare animali, fidati. Beh sì, dai, tanto è vero. Questo è il cazzo. Non bagaggio, che vediamo questa cosa. Hanno fatto la porta di ferro qua. Ma tu hai capito che c'erano la tigre e il grifone, sono spariti. Già li ho spaccati. Un attimo, scondiamo io sto dopo del merda. Guarda che li metto a fine vita, amato. Io ho aspettato la tigre. Cazzo del re. Culo a te, vasca rossa. Stava rompendo i coglioni, stava rompendo. Allora, questa è la bandiera che si picca nelle basi nemiche, a quanto abbiamo capito. Oh, guarda come sta per piantare. Porco due, che figata. Buh. Your house has declared guerra. Ok, gli abbiamo dichiarato guerra, mo? Hai fatto allora? Vai, prova a spaccare. Ma com'è che hai fatto, l'hai buttata giù in volo? Sì, l'ha in punta. In volo. Boh, non ho visto come hai fatto. Savius, e domani super guerra. Anzi, o forse stasera. La bella, bella. Io voglio sapere una cosa. Dove cazzo sono Stefano e Tocco?